Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo video su richiesta come evitare di avere brutte mani. Prima di iniziare iscriviti al canale, commentino qui sotto e scopriamo insieme come ringiovanire le mani di 10 anni. La prima cosa da sapere è quella di utilizzare sempre, anche in inverno, una buona protezione solare anche sulle mani, esattamente come facciamo sul viso, sul décolleté, insomma su tutto il resto del corpo, perché anche le mani hanno bisogno di ulteriore cura. Anche perché dalle mani si notano subito diverse cose, per esempio l'età, perché sono più soggette a rughette dovute all'età, ma anche all'esposizione solare, e quindi essendo sempre esposte un po' come il viso è più facile farle invecchiare velocemente. A lungo andare, prendendo i raggi senza pensarci come in inverno o in autunno, si va a rischiare appunto di invecchiare le nostre mani. Un'altra cosa da tenere a mente è quella di idratare sempre le mani, soprattutto se laviamo i piatti, se facciamo le faccende domestiche, quindi se le sottoponiamo a detersivi. Adesso ti faccio vedere un buon idratante naturale che puoi fare a casa e ci servono pochi ingredienti che ti consiglio però di reperire proprio perché servono per tutto, per la cura del corpo, dei capelli, del viso, e quindi andrà a spendere meno. Vi faccio vedere quali sono e insieme che cosa andremo a mettere sulle nostre mani. Hanno delle proprietà diverse, per questo li useremo tutti. Vado a usare un tonico anche sulle mani. Questa è l'acqua di rose, appunto, che è un tonico rinfrescante. Io ti consiglio l'acqua di rose economica, esattamente come faccio sul viso e sul collo, vado a utilizzare anche l'acqua di rose sulle mani. E vado a tonificarle. Il castor oil, che è l'olio di ricino, che è un idratante naturale meraviglioso, molto però corposo rispetto agli altri oli. Olio di cocco. Anche lui idratante super naturale. E io ho già messo visto che ho due vasetti di olio di cocco, in uno ho già messo il caffè microgranuli, che vanno a fare un leggero scrub alle mani. Fare uno scrub separato se non vuoi metterlo il caffè direttamente nel tuo olio di cocco, vai a prendere del caffè, te lo strofini dopo aver applicato gli oli e poi vai a risciacquare. In questo modo avrai però le mani idratate, quindi sì, andrai a togliere quelle che sono le cellule da togliere per rinnovare, insomma, la pelle, però non andrai a sgrassare troppo le mani. E poi infine, per far penetrare gli oli, andiamo a utilizzare la vaselina, perché mettendo gli oli naturali la nostra pelle, se non utilizziamo una sostanza occlusiva, tende a tra virgolette prendere questa idratazione, a ributtarla fuori, e quindi andiamo a prendere un pochino di vaselina, non tantissima, un pochino, e la andiamo a passare così sulle nostre mani. Ecco la mia mano dopo aver fatto questo rimedio. Eccola qui. Vi piace? A me sembra molto più idratata di prima. Vedete? E poi ovviamente mettiamo lo smalto. Ecco, magari farò un altro video dove metto lo smalto con voi, perché non ho mai tempo, però già che ci sono, quasi quasi mi metto anche lo smalto. Niente, questo è tutto. Fammi sapere se tu utilizzi questi rimedi, soprattutto il tonico, l'acqua di rose sulle mani. Io ti mando un grosso bacio, iscriviti al canale, c'è un commentino qui sotto, e fammi vedere da che provincia stai guardando, dai, che forse ce la faremo prima o poi ad incontrarci tutte appena finito questo periodo. Ok, un bacione, ciao!